Ciao a tutti e a tutti, eccoci qui tornati per un nuovo video. Allora, ho ripreso la postazione vecchia, come potete vedere dallo sfondo, perché di là, dove faccio i video, insomma, nell'ultimo periodo, era tutto in disordine, quindi ho detto ok, vengo di qua a fare il video, quindi sono qui che lo faccio. Allora, come potete intuire dal titolo, questo è il video haul IKEA, perché domenica sono stata all'IKEA e ho comprato molte cosine, quindi ci tenevo appunto a farvele vedere e so anche a voi che vi piacciono tantissimo. E vi volevo dire anche un'altra cosa, che giovedì ci sarà il video Ask Ambra, quindi il secondo dove rispondo alle vostre domande. Quindi se avete qualche domanda da farmi, qui sotto nei commenti con l'hashtag, che è il cancelletto per chi non lo sapesse, tutto maiuscolo, Ask Ambra, e poi dopo mi fate la domanda. Quelli senza hashtag non saranno considerati. Ok, allora direi di iniziare con il video haul, e dato che non voglio che duri troppo, allora direi di partire con la prima cosina, ovvero che è questo, che l'ho visto veramente da tantissime youtubers che vanno all'IKEA, ed è questo, diciamo, vassoietto, possiamo chiamarlo così, con tutti questi trafori, che è stupendo, trafori poi, questi buchetti, e bianco, e l'ho preso per metterci dentro i pennelli per colorare la resina, quindi questo qua. Ed è stupendo, appunto, IKEA. Questo non so quanto li ho pagati, perché all'IKEA non mettono i prezzi. Poi, sempre per le cose piccoline, ho comprato questo stampino con i fiocchi per la resina. È appunto appena finito il video, provo a farlo, che sono veramente curiosissima di come verrà, perché insomma è anche profondo, quindi questo qui, e neanche qui c'è scritto quanto l'ho pagato. Quindi questo qua. Poi ho comprato le scatoline dell'IKEA, ormai super super conosciute, che ci volevo mettere delle spillette oppure gli elastici. Adesso insomma vedrò che c'è. Allora, questo rosina, giallino e trasparente, che erano i colori femminili, e poi c'erano anche quelli da maschio, verde, blu e trasparente, mi sembra. Poi ho comprato, aiuto, i portalibri. Vediamo se qui c'è un'immagine da farvi vedere. Sì, si chiamano TGN, una roba del genere. Insomma, sono quelli per mettere i libri, e ne ho presi due rosa. Questo è giallo. Ok, due rosa e due gialli, e appunto voglio metterne uno rosa, uno giallo, uno rosa e uno giallo, per mettere tutti i miei libri, perché sono tutti sparpagliati di là ovunque. Infatti ho fatto bene ad andare all'IKEA per comprare insomma tutte queste cosine, quindi questi qui, che si chiamano così, non so come si pronunci, Ginea, boh, chi lo sa. Comunque 4, 1, 2, 3, 4. Bene. Poi ora passiamo alle cose invece più grandi. Ovvero, per la mia postazione creativa non ci stava più niente in quel cassettino di plastica. Allora ho deciso di comprare delle nuove cassettiere, e le ho comprate di legno. Ne ho comprate due. Ho comprato questa qui, che poi dipingerò molto probabilmente, che è la moppe da 4 cassettini. E per ora dentro, vediamo se ho già messo qualcosa, perché in alcune avevo già oggi ho messo qualcosa, invece in altre no. Insomma, questa qui, più piccolina, che non ho ancora messo niente, moppe. Sì, scusate il contrario, però. E ci sono molti molti tipi di questi, c'era quello da 8, quello da 2, insomma, stupendi. Bene, e poi ne ho preso un'altra, sempre di legno, però ho questa pesa perché ci ho già messo dietro qualcosa, da 6,
anche questa mappe. E allora, qui ci ho già messo qualcosina e anche questa la dipingerò. Metto questa qui da 6 e qui di fianco pure dall'altra parte e quella da 4. Allora, qui per esempio ho messo la resina, pure qui ancora niente. In questo, cosa ho messo? Ah, le mie creazioni con la resina, con lo stampo e le creazioni in resina. Qui i pistla. Poi qui il silicone che ho comprato. Ok. E infine qui il cassetto di Fimo. Piano piano. Comunque non so più o meno quando, però penso circa a dicembre sarà la mia postazione creativa 2. Perché l'ho appena fatta, quindi non ne voglio fare troppi di seguito. Allora, questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Questi sono tutti i miei acquisti che ho fatto all'IKEA. Se vi sono piaciuti, mi raccomando, mettete un pollicino in su, iscrivetevi al canale, lasciate qualche domandina nei commenti che... se non ce ne sono troppe, risponderò. Ringrazio per i miei 598 iscritti, veramente grandissimi. Vi amo. Quindi mando un grosso bacio a tutti tutti quanti. Vi saluto tutti tutti quanti, perché è solo grazie a voi, proprio voi, che sono riuscita ad arrivare a questo traguardo. Comunque, giovedì ci sarà il video Ask Ambra. E invece martedì ci sarà il video dell'estrazione del concorso. Quindi veramente una settimana stupenda questa di via. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Io mando un grosso bacio e non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Ciao!